Ricordo in quegli anni, tra il 2005 e il 2008, come Presidente nazionale dell'Azione Cattolica, posso dirlo nella forma più meno riconoscibile, di aver visitato anche molti monasteri di clausura dove in luoghi più sperduti, apparentemente impermeabili, il bipolarismo, perché Jacques Maritain dice che le persone più informate su come vanno le cose al mondo sono le monache di clausura. Quindi c'è un precedente. E il bipolarismo attraversava e divideva nettamente persino le comunità femminili che non leggono i quotidiani nazionali tutti i giorni. A questo l'analisi, per essere completa, si dovrebbe aggiungere, perché i fenomeni sono sempre più complessi e abbiamo a volte la tentazione di renderli troppo semplici, come oggi stiamo vedendo purtroppo accade. E in questa complessità il tessuto ecclesiale ha incominciato a risentire di un calo sempre più drastico delle vocazioni religiose, e questo ha aumentato una domanda di assorbimento del laicato cattolico a livello intraecclesiale in servizi che non ho qui minimamente l'intenzione di declassare, di catechesi, di servizio alla carità, di attenzione ai luoghi di culto, ma ha fatto venir meno quell'altra forma di ministerialità ad extra, come dicono i teologi, che il Concilio giustamente qualche anno fa, 50 anni fa, aveva individuato come strategico per il laicato cattolico. C'è un passaggio dell'apostolica Maltuositantem che anche teologicamente credo meriti una migliore attenzione, dove si parla del servizio dei laici al bene comune, dei laici battezzati, perché questo termine si presta a una semantica piuttosto ambivalente, in questi termini: ministri della sapienza cristiana. Sappiamo che il termine ministro ha uno spessore teologale che sarebbe complesso qui ricordare. Ministri della sapienza cristiana, nel lessico certamente misurato dei documenti conciliari, significava una cosa molto importante: che il servizio al bene comune non è certamente un optional, ma interpreta una ministerialità, cioè un servizio qualificato ecclesialmente che la comunità cristiana non si può permettere di sottovalutare. Le cose invece sono andate diversamente, un po' per timore del bipolarismo, un po' per questo assorbimento prevalente a livello intra-ecclesiale, e un po', devo aggiungere con mio grande rammarico, perché è passato lo schema di progressiva, anche se non voluta, almeno indiretta, esautorazione del mercato cattolico, immaginando che dovessero essere le gerarchie a negoziare con chi si trovava al potere per ottenere alcune attenzioni alla comunità cristiana. Il risultato è quello che noi abbiamo davanti. I cattolici che negli ultimi anni si sono impegnati a livello politico non hanno, a mio giudizio, do questa valutazione in maniera giustamente personale, non hanno dato minimamente il segno di testimoniare un modo alternativo di realizzare il bipolarismo. E il risultato è che non si è minimamente testimoniata una forma di fraternità tra
tra i cattolici impegnati nel centro-sinistra e i cattolici impegnati nel centro-destra, e dalla quale trasparisse un modo diverso di interpretare il bipolarismo. Certamente, se le cose fossero andate in modo diverso, se chi avesse deciso di impegnarsi in politica avesse anche profeticamente manifestato un senso di fraternità capace di mantenere nella legittima dialettica democratica delle forme di amicizia politica e di richiamo costante ai valori comuni, oggi probabilmente in questo momento, se quelle forze avessero interpretato questa capacità trasversale di richiamare ai valori fondamentali della polis, oggi probabilmente lo stallo che stiamo subendo con angoscia e francamente anche un po' con rabbia potrebbe essere stato diverso, perché certamente la politica ha i suoi numeri, la dialettica democratica ha le sue esigenze, ma qui si sta dimenticando che se non c'è un pavimento etico comune, se il pavimento etico comune si sfonda, nel crollo cadono tutti, non è che si salva qualcuno. E allora da questo punto di vista si tratta in un certo senso di ripartire da lontano, di ripartire da quella sfida alla quale io avevo fatto riferimento, per cercare di rispondere a questa domanda con l'angoscia del tempo che abbiamo perduto, con la inutile soddisfazione di poter dire, almeno per alcuni di noi, l'avevamo detto, ma certamente con il senso di responsabilità che non possiamo non sentire nei confronti di questo paese, della sua storia e un po' anche della sua geografia. E ripartire da lontano significa in fondo due cose. Per ripartire da lontano occorre che a livello ecclesiale maturi una idea di chiesa più consona ai valori conciliari, interpretata in maniera meno compatta, meno carica di vincoli non propriamente evangelici, che sappia articolare al suo interno, senza far scendere il gelo su chi ha idee diverse dal proprio vescovo, articolando in maniera polifonica una comunione che possa manifestarsi in un duplice livello di impegno. Dicendo una nuova idea di chiesa, prima di passare al secondo aspetto, che poi è l'ultima cosa che volevo dire, credo che qui si debba dire una parola a proposito del nuovo vescovo di Roma, di cui il richiamo alla povertà certamente non deve essere banalizzato e ridotto ad alcuni gesti simbolici che la Chiesa compie per rioccupare la scena. Questo sarebbe il modo più miope di interpretare la figura del nuovo Papa. Nell'idea di povertà, la povertà sappiamo che da Francesco d'Assisi in avanti si
sono storicamente prodotte tante tensioni pauperistiche, perché la povertà può essere intesa in senso sociologico, in senso economico, e allora si ha una deriva pauperistica che certamente può creare più problemi di quanti ne risolva. Ma la libertà e la povertà può intendersi anche in un senso, come mi pare Papa Francesco voglia ricordarci, autenticamente evangelico. Significa che i fondamentali della fede, che tengono insieme quelli che si riconoscono attraverso il battesimo nella sequela di Cristo, sono pochissimi e molto semplici. Il resto significa gli schieramenti politici, le politiche economiche, il welfare, le riforme istituzionali. Il resto deve essere elaborato attraverso una mediazione culturale che si faccia carico di un continuo riferimento spirituale alla comunità cristiana. Ma povertà significa un'idea di chiesa leggera sulla quale non gravano dei vincoli impropri evangelicamente spuri, estranei alla lettera e allo spirito del Vangelo, e da questa povertà non può non scaturire una nuova soggettività del laicato che, agendo, come diceva giustamente Maritain, da cristiano e non in quanto cristiano, si assume le proprie responsabilità, che cominciano prima di tutto nel farsi carico di quella manutenzione del pavimento etico comune senza il quale nessun bipolarismo sta insieme. Questo significa doppia articolazione dell'impegno dei cattolici per il paese. C'è una prima articolazione che investe tutta la comunità ecclesiale, che deve farsi carico di promuovere e di credere nel valore del servizio al bene comune come una vera e propria ministerialità, che deve avere il coraggio e la profezia di spingere in questa direzione, di considerare questa direzione come parte integrante del cammino ordinario di educazione alla fede, evitando delle forme di spiritualismo evasivo o puramente devozionale. E poi ci sarà certamente un secondo livello, che è il livello della scelta di campo, che può essere fatta solo in nome delle proprie responsabilità, ma anche in questo secondo livello la comunità cristiana deve trovare delle forme leggere e non invasive di accompagnamento, di esercizio di fraternità civile, che è forse oggi quello che preoccupa più dello spread per quanto riguarda le sorti di questo paese. Questo è un doppio compito di cui tutta la comunità cristiana deve farsi carico in forma articolata, ripeto, non entrando a gamba tesa nei problemi, lasciando la libertà laddove la libertà deve essere lasciata e recuperando quel senso di comunione e di fraternità che certamente ha un valore esemplare anche per la politica. Questo in fondo vuol dire riprendere quella semina senza la quale nessuna riforma verrà realizzata in questo paese. Chi è impegnato come me nel mondo della ricerca sa quanto patiamo un deficit di attenzione strategica all'istruzione e alla ricerca.
e sappiamo anche il perché, perché qualsiasi riforma in questo campo non solo costa un sacco di soldi, ma esige un sacco di tempo. E in quel sacco di tempo significa che le persone impegnate direttamente in politica, perché in maniera indiretta dobbiamo esserlo tutti, le persone impegnate direttamente in politica devono sapere che alcuni seminano, come dice il Vangelo, e altri raccoglieranno. Se invece sotto questa asfissiante pressione mediatica, che è il nuovo potere invisibile che sta distorcendo l'esercizio della democrazia, si innesta una dinamica di attese messianiche, di miracolismo, di effetto mediatico, non si mettono in campo progetti a lunga scadenza senza i quali questo paese non si rialza. E in omaggio a Stefano, che ha portato questo cannocchiale, mi è venuta in mente, in maniera estemporanea, la cito forse in maniera un po' imprecisa, un'espressione di Eugenio Montale che sembra, non ci siamo messi d'accordo, molto adatta non solo per concludere, ma per concludere ritornando al punto da cui siamo partiti. In qualche punto, non in una sua poesia, della sua prosa, Eugenio Montale ha scritto: più i telescopi sono perfetti, più le stelle sono numerose. Più i telescopi sono perfetti, più le stelle sono numerose. Oggi noi forse abbiamo troppi microscopi, stiamo sul centimetro quadrato, su quello che accadrà oggi, life is now, e forse è proprio per questo che non vediamo più le stelle. E la politica forse ha bisogno di rialzare un po' lo sguardo con l'impegno di tutti. Vi ringrazio molto. Riflessioni, domande, idee. Come promesso sarò abbastanza brutale, quindi in realtà è buono, è trattabile il minuto. Posso stare? Professore, la ritrovo con piacere e credo che lei abbia trattato questa sera con questo argomento veramente scottante, insomma, per i cattolici, quindi ha trattato questo argomento con grande umiltà e con un desiderio di novità e di rilancio che le fa onore. Tre riflessioni rapidissime per una, concludo con una domanda. La fine dell'unità politica dei cattolici c'è stata con Tangentopoli. La fine in Italia, la fine dell'unità politica dei cattolici in Francia, per esempio, c'è stato molto prima, Jean-Jacques Servan-Scriverdi, dove si è stato l'ultimo segretario della Democrazia Cristiana francese. I francesi l'hanno risolto con un bipolarismo spietato tra due blocchi ideali, i socialisti e i liberali. Le estreme si hanno avuto qualche volta di pesi, però insomma i socialisti e i liberali. In quella risoluzione tattica, diciamo strategica, i cattolici sono spariti. Non c'era più un partito, ma si possiamo dire che in una Francia molto laico-massonica, non sto qui a fare il censore, le loro tradizioni sono
più risorgimentali delle nostre, la rivoluzione francese, che lo possiamo accettare, sono spariti anche dentro quei partiti. Qui la frase che riportava la prefazione è molto giusta: con la fine dell'unità politica dei cattolici, i cattolici sono presenti ovunque ma inefficaci dappertutto, anche giù di Antisa, mi pare. I cattolici nel secolarismo italiano, che lei lo sa, non ha alcun riferimento purtroppo al secolarismo europeo, perché i due filoni europei rimangono, Inghilterra, Germania, eccetera, i liberali e i socialisti, tranne eccezioni, si sono trovati schiacciati in un pragmatismo dall'una e dall'altra parte. Pragmatismo significa pochi ideali, molta tattica, poca strategia, poca capacità di guardare come il cane chiaro. Finito, Stefano. Allora, mi è piaciuto quando, mi pare, io non l'ho letto, ho sbirciato solo, quindi lo leggerò, parla di agenzie educative, agenzie e necessità formativa. Su una cosa dissento: in realtà i cattolici schierati di qua e di là si sono trovati in alcune battaglie ideali, faccio il caso di Eluana Englaro, faccio il caso della fecondazione assistita, faccio il caso della difesa della libertà di educazione, si sono trovati, ma non su altri argomenti che riguardano la selezione della classe dirigente, i meccanismi, la legge elettorale, il modo di concepire lo Stato sociale, il welfare, la sussidiarietà. Allora, io sogno, perché la divisione c'è stata anche nelle associazioni, c'è stata anche, adesso qui c'è Don Luigi, anche con i parroci, no? Parliamoci chiaro. Io sogno dei parlamentari di centrodestra che vengono fuori dalle ACLI e dei parlamentari di centrosinistra che vengono fuori da CL, per capire, perché io dal cattolico, insomma, io cerco di servire per quanto posso, ma dal cattolico, uno che ha avuto la mia stessa formazione, chiedo che ci sia la capacità di discernere senza pregiudizi a priori. Però, e qui concludo, chi deve fare questa funzione, professore? Perché io concordo con lei, la scuola non è più sufficiente, non è giusto delegare la scuola, la famiglia non ce la fa. Una volta un fiorfiore di classe dirigente era individuata dalla Chiesa, ma altri tempi, parliamo anni 50, probabilmente i vescovi, almeno per una parte politica, non dico che scegliessero i sindaci, ma siamo lì, no? Difficile ritornare a quello, non ho neanche una nostalgia per quello. Però oggi, no, non ho la nostalgia, no, non ce l'ho. Però chi lo fa? Chi seleziona tra i cattolici quelli che devono andare a svolgere un certo tipo di missione? Posso aggiungere di sentire anche prima la battaglia che a me ha colpito, che fu persa, fu quella della porta. In certi casi anche sull'etica, precedentemente a questi fatti, ho visto quella di una sconfitta in cui forse i governi cadevano per mille motivi economici, sociali, di qualunque tipo, c'era la volontà di missione totale. Forse c'era la possibilità di prolungare e sensibilizzare ancora di più una coesione sui principi etici, e forse anche lì quella fu una prima battaglia. Seconda, questa fede nell'Europa di molti cattolici che hanno portato l'Italia in Europa, l'ho vista un po' scemare, l'ho visto anche degli effetti per cui siamo dichiarati potenza industriale, massacrando la nostra agricoltura con il tessuto base di molti cattolici, persone semplici, ma che hanno costruito molta base, e che poi oggi ci mostra tutti i problemi che sono di fronte. Questi due punti. Grazie. Un minuto. E 15. Thank you.
questo in poco tempo ho cercato di sintetizzare quello che sento più vicino a me e credo anche vicino a molti di coloro che sono in ascolto, visto che siamo anche in diretta. La prima domanda che mi viene da porti o da porle, seconda come ci vogliamo trattare, se siamo fratelli di voi andrebbe anche, è l'importanza della conoscenza della storia. Lei accennava che, e questo è una realtà effettivamente, che poco si sa della storia e quindi l'importanza e il vero senso della storia, e voglio puntualizzare, visto che siamo qui a parlare anche di credo, della storia delle religioni. Perché se è vero che Papa Francesco ha parlato che il potere deve essere il servizio, quindi a servizio per il bene comune, è pur vero che chi vive in Italia è, presumo, un battezzato, non è a conoscenza neppure del proprio credo. Quindi se poi riportiamo queste origini alla crescita dell'individuo, alla maturità e quindi all'essere e a trovarsi, a vivere la politica, non ci si può meravigliare se in un confronto dialettico o dialogante non si riesce poi a trovare questo pavimento di etica. E penso di essere stata nei tempi. Facciamo, Stefano, raccogliamo tutti, lo prendiamo anche tre per te. Perché così forse può essere una cosa più viva. Io vi ringrazio molto innanzitutto perché mi avete preso sul serio e insomma avete subito messo il dito su alcune questioni cruciali. Sottolineo qualche aspetto, non entro in maniera analitica e non uso il verbo rispondere perché è inappropriato, stiamo un po' dialogando, sottolineo alcuni aspetti. Un aspetto evidenziato da Massi e poi dall'ingegnere è questo: che cosa è etico nella politica? Non è una domanda retorica. Quando le ACLI commissionarono quella indagine Agnoncelli, ecco, non mi ricordo la sigla della Ipsos. Fui chiamato a Brescia a discutere con il vice di Pagnoncelli questa indagine e contestai un po' vivacemente, ma insomma mi hanno detto ormai i giornali seguono questa andazzo, di chiamare valori etici solo alcuni, quelli bioetici. E guardate che la vita di quei tre suicidati di oggi, no? Se è un suicidio dipendente da ragioni economiche, dice che in politica è etico tutto, è etico tutto. Anche il bilancio dello Stato è etico. Anche, che posso dire, il rapporto con la politica dell'immigrazione è etico. La riforma della giustizia, accidenti, è etica. Allora, il problema che è cruciale è graduare le urgenze, senza dire che alcune cose sono etiche e altre cose sono tecniche. Questa è un po' la tesi di Galli della Loggia. L'etica non entra in politica, perché in politica c'è la contabilità e il rapporto di forza. Anche io ho obiettato.